quest'oggi siamo qui con Claudio Marchisio, nonché anche il mio idolo, tifo Juventus, che ho giocato alla Juve per una vita. Voglio chiederti una cosa riguardante il torneo Selis che stiamo facendo qui in Sardegna. Qual è la differenza di quando giocavi tu alla loro età e quello che vediamo oggi? Ma in realtà poche, a parte alcuni campi in sintetico che quando giocavo io non c'erano. Erano tutti terra battuta. Sì, una cosa in comune invece cosa c'è? La stessa passione, non soltanto nel vedere i ragazzi in campo, ma anche quando seguono, anche gli stessi genitori che seguono i propri figli e li seguono in un posto già bello come la Sardegna, come Olbia, tutti i cugini che fanno parte di questo torneo. E quindi la passione che vedi in questi ragazzi che hanno la possibilità di giocare dei bei tornei anche con squadre internazionali e mettersi in mostra. Io non so se tu hai visto il Paris Saint Germain, come hanno giocato. Non l'ho vista, l'ho visto in un altro torneo. Io li ho visti come livello, sono molto molto bassi rispetto alle squadre italiane. Perché le squadre italiane comunque c'è la roba della tecnica, della tattica. Invece quelli del Paris Saint Germain li ho visti un po' come vogliono loro. Sì, non mi avevano sorpreso a un torneo che ho visto a Madrid qualche mese fa, però sicuramente ci sarà una struttura dietro e piano piano li farà crescere anche lì. Questo vuol dire che comunque in Italia, con tutti i problemi che abbiamo sui giovani che non ci sono, invece abbiamo delle strutture, degli allenatori che stanno lavorando bene, lo stiamo vedendo in questo torneo con dei talenti importanti e quindi vedremo col tempo come cresceranno. Va bene Claudio, ti ringrazio, grazie mille, sei l'idolo di tutti comunque, grazie. Anche nazionale italiana, tanto io sono nazionale cantante, penso che parli nazionale cantanti. Il mio sogno era giocare in nazionale, però ci sono arrivato. Grazie Claudio, grazie, seguitelo tutti su Instagram, seguite ragazzi anche il torneo e noi continuiamo con il video. Prima di continuare con il video volevo ringraziare mamma FC Maglia per la maglietta del Barcellona e per la maglietta del Boca Juniors. Un giocatore ci ha giocato in entrambe le squadre che è Diego Armando Maradona e in più potete personalizzare la maglietta. Non scrivere Maradona ma sergei.gk oppure il vostro nome. Come sempre codice sconto GK per avere il 10% di sconto sui vostri acquisti. Maggiori informazioni trovate tutto nel link in descrizione e noi andiamo avanti con il video. Allora ragazzi, mi sono imbucato in campo, incredibile. Sto andando a vedere il riscaldamento dei portieri della Juventus, qualcosa di incredibile. Mi hanno detto che sono usciti prima, infatti mi ero trovato impreparato, però adesso sto andando là. Pure incontrato Marchisio, qualcosa di fenomenale. Qua il solito discorso del mister prepartita, incita un po' a modalità di gioco, il portiere a far bene, a non sbagliare, a parlare con i compagni, a essere concentrato. Solito riscaldamento prepartita dei passaggini che fanno anche i portieri, serve un po' per le gambe, per rianimarle un pochettino, perché comunque ricordiamo che giocano alle 10 di mattina, sono le 9 e mezza e bisogna fare risveglio muscolare. Grande. Oh, mi hai detto che sei infortunato, però devi tornare il prima possibile perché voglio vederti in azione, bro. Vediamo l'anno prossimo, faremo qualche partita, qualche torneo anche all'estero, in Italia. Così. Vengo a vederti, bro, perché vediamo. Prometti bene tu. Prometti. Grazie. Bene, grandissimo. Se si abbassa, bravo, quella è giusta. Se si abbassa, bravo, ultima. Allora, questo portierino qui molto bravo, adesso andrà a fare i rinvii, sono curioso di vedere com'è. Niente male, sono curioso di vederlo in partita per vedere se regge la pressione e tutto quanto. Ricordiamo a 13 anni, vediamo un po', questo è il rinvio di destro, un po'... Ah no, è giusto, perché il mister si è messo là. Davvero, raga, non vedo l'ora che va in porta perché riscaldamento, ha fatto bei interventi, bella tecnica, tutto quanto, e vediamo come se la caverà in porta. Un buon portierino di prospettiva. È iniziato, fischio d'inizio. Sembrava un po' fallo, no? Era un po' fallo.
Vedi come sono cattivi. No. Serenità, prendi serenità. Bravo il portiere qua. Però il 10 della Juve sembrava Paolo Dybala quando è partito. Bella lettura da parte del portiere dell'Atalanta, ragazzi. 13 anni, tanta roba per ora. Il figlio di Marchisio, raga, è uguale al padre. Corre come lui, stesso passaggio, tutto quanto. Mamma mia, sta rischiando l'Atalanta. Oh. Tunnel. Si fa rispettare, quindi c'è appena entrato col tunnel. Non meritato, primo a fondo, gol. Colpo di testa che l'ha scavalcato. Comunque un bel gol, dai, un bel gol. Un bel gol, ragazzi. Non meritato perché la Juve è partita con il botto, ma 1-0 Atalanta, ragazzi, cioè. Paratona del portiere. Qual è il vostro sogno, giocatori dell'Olbia? Andare alla Juventus. A voi ragazzi, fatemi sapere qua sotto nei commenti dove vi piacerebbe andare a giocare. Bravissimo, miracolo del portiere. Portiere deve comprare i guanti Titan, ragazzi, per bloccare la palla. Ma guarda questa, ma chi è? Ma Maradona? 10 da. Bro, hai visto però il capitano dell'Atalanta, fenomenale, migliore in campo. Finito il primo tempo, ragazzi, risultato 1-0. Ci vediamo al secondo, all'inizio del secondo tempo. È iniziata la partita. Bravo, bravo il portiere qua. Guarda, guarda il 9. Bravo il portiere che ha chiuso bene. Bravo, bravo. Il 10 c'ha sto tiro bello, ma ti piace purtroppo. Rigore! Questo è rigore! Da qua siamo dalla parte opposta del campo. Si è visto benissimo che era un rigore netto questo. Niente. Bravo, bravo, bravissimo il difensore. La partita finisce qui, cioè non è ancora finita, ma per il risultato che si è messo 2-0 la partita è chiusa.
Fuorigioco, 3-0 annullato per fuorigioco. Atalanta finalista, credo, contro l'Inter. Raga, il prossimo video vedrete la finale. Tanta tanta roba e l'Atalanta ha meritato di passare il turno, di arrivare in finale fino in fondo. Iscrivetevi al canale, Road to 300.000 come sempre, mi raccomando. Ci vediamo al prossimo video, da Sergei GK è tutto. Come volo!